Siamo, ci siamo, un'altra ora di sport per parlare ovviamente di Napoli-Empoli, ma anche di mercato con Luca Marchetti, e ci proietteremo a Napoli-Fiorentina di domenica. Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Passaggio, tiro. In testa, come sempre, linee aperte, microfoni accesi, via! Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Tony Molà, ovviamente anche i colleghi Raffaele Auriemme e Andrea Falco, che mi hanno preceduto, insieme sino alle 14, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, anche domande di mercato, perché tra un po' ci sarà Luca Marchetti con il focus sul mercato, vi aggiorneremo anche sul programma del Napoli in vista della gara delle 12.30 domenica contro la Fiorentina, c'è grande attesa anche per la Supercoppa di Reggio Emilia, ore 21, mercoledì di 20 gennaio, e vi aggiorneremo anche però insomma sulle condizioni di Osimhen e di altri infortunati in casa Napoli. Partiamo subito con Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Ciao Dario, un grande piacere. Sempre piacere nostro averti con noi, caro Enzo. Allora, è chiaro che tutte le squadre hanno sofferto, l'Inter ha vinto supplementare, la Juventus pure, il Milan ai rigori, per carità, però hanno giocato con squadre di Serie A, addirittura nel caso dell'Inter con una squadra di buon livello come la Fiorentina, oddio, anche il Genoa attuale con Ballardini lo è. Il Napoli ha sofferto perché era stanco, perché ha giocato con diversi elementi, con pochi minuti nelle gambe, però ha sofferto perché evidentemente in un momento in cui non è brillante. Ci preoccupa un pochino la passività in attacco e in difesa, cioè il fatto che in attacco sia poco cattivi e in difesa sia un po' superficiali. Sì, questo è vero, se ci riferiamo soprattutto al campionato. Io la gara di ieri la derubricherei, come hai detto tu, è successo a tante squadre, perché è difficile trovare la concentrazione quando hai di fronte l'Empoli, in questo caso a volte sono state anche eliminate delle squadre forti, importanti, contro la formazione di Serie B o di categorie inferiori, perché subentra questa sorta di convinzione che tanto comunque quella partita lì alla fine la vincerai, anche non impiegando tutte le forze, tutta la concentrazione. Pensi poi al campionato, ieri sera la Juventus ha smesso di giocare sul 2-0 convinto di aver già vinto, visto quello che è successo. E poi, ci può stare, insomma, è chiaro. Sì, ci può stare, ma direi anche un'altra cosa, guarda, l'Empoli, io l'ho visto spessissimo, ieri l'avete visto tutti, è una squadra che ha un impianto di gioco importante, sì. Io seguirei con attenzione il lavoro di questo allenatore, e poi quando un gruppo di giovani come questo, che hanno un'identità dal punto di vista tattico, vanno a incontrare il Napoli nello stadio Maradona per la prima volta nella storia dell'Empoli da quando si chiama Maradona. Io ho visto anche i social dell'Empoli, hanno battuto molto su questa cosa prima e dopo la partita, per sottolineare che loro era un evento. Ci metti sopra tutto questo, io mi preoccuperei relativamente. Tornerei invece a discutere sulla prima domenica e le cose che hai detto tu. Il Napoli se le deve buttare alle spalle, perché deve ritrovare quella rabbia agonistica, e quello che sottolineo ieri, ecco, questo sì, ancora una volta la poca concentrazione sotto porta, perché la porta la devi centrare, che hai sì. Occasioni la palla devi buttare dentro, ecco, questo è un difetto che il Napoli si porta dietro da tanto tempo, perché se costruisce e poi non fai gol, giustamente la situazione tafazziana che va risolta. Allora, ci sono un po' di messaggi su questo argomento, però prima Enzo volevo chiederti di andare subito su Napoli-Fiorentina, poi andremo anche a Firenze, lo dico ai nostri amici ascoltatori per capire come sta la Viola. Mi sembra una squadra che sia un po' in ripresa, con Prandelli, non come forse avrebbero voluto i tifosi della Fiorentina e come avrebbe voluto Commisso, però che sta trovando Prandelli un po' a fatica, ma adesso forse l'ha trovata la quadratura con questo 3-4-2-1, con anche il ritorno di Castrovilli dopo l'infortunio, e soprattutto anche l'utilizzo di Callejon. Sì, è una squadra che si sta riprendendo, sono d'accordo, soprattutto sotto l'aspetto mentale della convinzione. Fino a un mese fa la Fiorentina andava in campo impaurita, andava in campo molle,
ha subito, ha perso in casa con il Benevento. Prandelli ha lavorato soprattutto su questo aspetto, tant'è che sta facendo giocare la Fiorentina un calcio che non è il calcio di Prandelli, è un calcio più solido, diciamo pane e salame, più sporco e cattivo se volete, sì, perché la Fiorentina deve risalire la china della classifica, togliersi da una situazione pericolosa, perché se lì invischiate siano 4-5 squadre, due punti in più, due punti in meno, poi puoi scivolare ancora. Quindi ha questo atteggiamento anche ieri, insomma, difendiamoci, l'avete visto anche ieri, è sceso in campo con una punta sola e un trequartista come Serica alle spalle, lo farà credo anche domenica a mezzogiorno contro il Napoli, tenendo la squadra abbastanza coperta. È vero che è 3-4-2-1, però dietro all'attaccante che sarà Vlahovic io prevedo un Caglion addirittura e il Castrovilli e un altro centrocampista, una Fiorentina che sta molto compatta e è pronta a ripartire. Ecco, questo sarà l'arma che userà anche domenica, quindi il Napoli deve fare attenzione perché il Napoli i contropiedi li subisce. Sì, e subisce anche insomma in maniera anche sorprendente per come entrano come burro in questa linea mediana che sì, sta soffrendo. Pasquale certo. Tina intanto ci ha raggiunti. Pasquale, buongiorno. Pasquale? No, c'è qualche problema. Pasquale, Tina, io volevo prima di salutarti, caro Enzo, c'è Pasquale, eccoci qua. Pasquale? Ciao Dario, eccoci qua. Insomma, Napoli che chiaramente prepara la gara con la Fiorentina, non c'è neanche il tempo di prepararle le partite, no. Queste sono quelle cose antipatiche, oddio, anche la Fiorentina è arrivata ai supplementari, quindi sarà stanchina. Certo. Ritieni, Pasquale, la domanda è una sola, oltre alle scelte tornano immagino Fabian, Zielinski, Insigne, Maximovic, Isai, Mario Rui, Bakayoko titolari, anche Ospina, Mertens avrà minutaggio in vista della Supercoppa? Secondo me sì. Non da primo minuto probabilmente. Io credo che ieri non l'abbia voluto rischiare perché era una partita particolare, faceva anche molto molto freddo e quindi si è deciso di lasciarlo in panchina. Adesso penso che con la Fiorentina lo vedremo, io non penso dal primo minuto, anche se capiremo insomma nei prossimi giorni, ma credo che quantomeno nel secondo tempo lo vedremo, perché è chiaro che per arrivare al meglio alla partita del 20 contro la Juventus, cioè con la Supercoppa italiana, è necessario che Mertens faccia un po' di rodaggio con la Fiorentina. Quello di Koulibaly e Dem invece direi insomma che è andato bene, perché ieri sì, hanno giocato entrambi. Koulibaly mi è sembrato più Dem che Koulibaly, ho visto meglio francamente. Anche Koulibaly però poi alla fine ha retto abbastanza bene, quando c'è un infortunio muscolare è sempre particolare, quindi magari aveva anche un po' il freno a mano tirato per verificare le sue sensazioni, quindi presumo che sia andata bene per entrambi. Ora secondo me Koulibaly gioca anche con la Fiorentina. Demme non lo so, potrebbe magari lasciare spazio a Bakayoko Fabian e giocare mercoledì contro la Juventus, potrebbe essere questa la scelta di partita. Enzo, quanto è importante che Mertens giochi la Supercoppa? È importantissimo, perché questo giocatore ti dà la qualità che forse è mancata quando non c'è lui davanti, ti dà quella convinzione anche davanti alla porta, la capacità di fare gol, quello che dicevo prima. Ecco, Mertens è uno sempre concentrato quando è davanti alla porta, non a caso il suo score di gol parla molto eloquentemente, quindi porta riporterebbe quel qualcosa che è mancato a Napoli in queste settimane. Ma non so se giocherà domenica, la sensazione mia da lontano è sì, perché ho visto Petagna giocare molto, molto minutaggio, quindi magari Gattuso ha già visto che in allenamento Mertens è pronto e se lo giocherà già domenica al primo minuto. Comunque un ritorno fondamentale questo secondo me. Enzo, grazie, un caro abbraccio, buona grazie giornata. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Grazie al direttore Enzo Bucchioni. Al volo Pasquale invece su altre scelte, ma insomma ci sono dubbi a centrocampo fondamentalmente, poi ne parliamo anche domani chiaramente. Della... No, Dario, fammi dire che oggi è una giornata importante perché Osimhen fa il tampone. Anche questo, sì. E se si negativizza la domani si entra a quasi col turno e quindi si possono fare delle valutazioni anche sul rientro in campo. Si fanno le verifiche del caso precise, no? Della spalla, del braccio, della mano, eccetera, eccetera. Lui sta meglio, l'ho detto ieri Gattuso, da un po' che lo stiamo dicendo, insomma, una situazione non è così drammatica, anzi credo lo vedremo a febbraio, però potremmo capire diciamo magari quale partita vederlo, se magari già inizio febbraio ci vorranno un'altra quindicina di giorni. Lui da 4-5 giorni sta bene, fa esercizi sul tapirulan, quindi se corri a velocità sostenuta sul tapirulan il braccio evidentemente ti fa meno male, perché altrimenti non ce la fai. E quindi questa è pure un'altra notizia molto importante per il Napoli, che magari
rimane in piccola emergenza per una tra quindicina di giorni, 20 giorni, però poi dopo da febbraio ritrova anche il suo attaccante. Speriamo sia così, grazie Pasquale, un abbraccio, ciao, buon lavoro. Ciao. Ci fermiamo per la pubblicità, arrivano molti messaggi al 339-666-9990. Antonio scrive: buongiorno Dario, ieri dopo la partita l'Empoli in cerchio, pur perdendo si facevano coraggio l'un l'altro, questo è un gruppo, umiltà, sanno che non sono campioni. Così Antonio, tra un po' anche Luca Marchetti per il focus di mercato, pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci qua, i vostri messaggi. Francesco scrive: purtroppo non abbiamo i calciatori che credevamo, in primis il regredito anno dopo anno Insigne, seguito a ruota da Fabian, lento, impacciato, un pesce fuor d'acqua ovunque lo si metta, almeno una dozzina di calciatori da vendere, addirittura scrive Francesco. Non sono d'accordo su Insigne, che sicuramente non sta giocando bene, le ultime due partite, tre partite, ha fin troppi gol, diciamo, sulla coscienza, mancati, però poi dopo sette gol, diversi assist, trascinatore con diverse partite, è uno dei migliori di un Napoli non brillantissimo nelle ultime settimane. Non vi capisco, l'Empoli uguale al Genoa e al Torino, e noi abbiamo vinto al 90° con le riserve. Vabbè, ma anche devo dire, insomma, il Milan e la Juventus con le riserve hanno vinto, e contro squadre di Serie A, quindi un pizzico di delusione in più c'è, però l'importante era in questo momento superare il turno. L'ho fatto il Napoli con il gol di Petagna. Ne parliamo con Leonardo Semplici. Mister, buongiorno. Buongiorno a voi. È un piacere averti con noi, caro Leonardo. Buon 2021 innanzitutto. Sei stato tra i mentori assoluti di Andrea Petagna. Parto proprio da Petagna, che ha risolto la partita e che è un ragazzo che si sta facendo valere, forse anche un po' stanco perché sta giocando sempre. Ma devo dire, sono molto contento per Andrea che era arrivato a Napoli, una città così importante, anche con tanto scetticismo, e quindi questo fatto lui si sta invece affermando una società così importante con dei concorrenti così forti, questo vuol dire che il ragazzo sta crescendo, sta maturando, e il suo utilizzo credo domenica dopo domenica sia utile alla causa della squadra. Salutiamo anche Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport. Ciao Mimmo, buongiorno. Ciao, buongiorno Dario. Ascoltavo Leonardo Semplice, allenatore ex della Spal e di altre squadre. Torno da Leonardo, dal mister, poi vado da Mimmo per chiederti, Gattuso sta cercando di farlo giocare in modo diverso da come era abituato a giocare con la Spal e con l'Atalanta, cioè più verso la profondità più che invece legare la squadra. Io credo che la caratteristica principale di Petagna sia proprio quest'ultima, però. Ma sì, dai, alla Spalla Ferrara ha fatto un salto di qualità sotto questo aspetto, perché prima, come dicevi te, all'Atalanta faceva un altro tipo di gioco, e alla Spalla quando è arrivato sicuramente ci abbiamo lavorato di farlo giocare più vicino alla porta, perché lui ha secondo me queste caratteristiche che credo non solo nel Napoli ma in Italia abbiano in pochi, insomma, da punta centrale. Lui gli piaceva molto, diciamo, legare il gioco della squadra, partecipare più al gioco, però insomma per le caratteristiche che ha credo renda più in questa situazione che poi è stata prima a Ferrara, ha evoluto e poi lo sta confermando a Napoli, giocando molto più vicino alla porta, molto da, diciamo, da prima punta, ecco. Mimmo, il Napoli sciupa molti gol, l'ha detto anche Gattuso, però la domanda che ha fatto il collega della Rai mi è sembrata molto interessante. Visto che Osimhen non c'è e non c'è neanche Mertens, almeno non ancora in campo, perché insiste sul 4-2-3-1 che sembra dare meno equilibrio al Napoli? E il Gattuso ha risposto: perché proviamo a segnare di più, proviamo a rischiare qualcosa in più perché vorremmo proporre più gioco. Ma se poi non hai gli attaccanti, o perché il Napoli è un poco cattivo sotto porta, conviene questo gioco della coperta corta, Mimmo? Ma guarda Dario, dall'altra parte abbiamo Leonardo che è un signor allenatore. Infatti tra poco vado da lui, così c'ha il tempo di pensarci. No, si scherza chiaramente. No, io dico che secondo me l'atteggiamento di Gattuso può anche essere letto sotto un'altra forma, cioè nel senso che lui in questo momento sta facendo di tutto per difendere e salvaguardare quello che è stato il suo progetto tecnico iniziale, perché in questo momento cambiare, secondo un mio modestissimo parere,
potrebbe essere la soluzione del problema per me, cambiare modulo, cioè giocare col 4-3-3 potrebbe essere più indicato, ma soprattutto per le caratteristiche dei centrocampisti di cui dispone. Però insomma, non potendo avere Osimhen, che è l'uomo della profondità, e non lo hai, potresti anche fare un piccolo passo indietro e giocare in maniera diversa, tanto più che io credo che Gattuso sia reso conto. Lui ieri diceva sì, non lasciate perdere la difesa, il problema è lì in mezzo. Beh, allora se è lì in mezzo il problema, vuol dire che ti sei accorto che gli avversari hanno quei 20 metri di campo dalla metà campo in su che non è terra di nessuno, perché il Napoli non contrasta, perché il Napoli ha il solo Bakayoko che tenta di farlo, ma poi per il resto ha giocatori come Fabian Ruiz, che è una mediana, è una mezzala, e continuando in questo modo, schierandolo in quella posizione, secondo me gli sta facendo anche un danno a livello di singolo, voglio dire, no, per le qualità che ha questo ragazzo e che non vengono, secondo me, capitalizzate al massimo. Allora vado, Mimmo, da Leonardo Semplici. Io credo, faccio una rapidissima premessa, è chiaro che non sempre dipende dal modulo, in questo momento il modulo non è secondo me il primo problema del Napoli, però è un elemento di discussione e Mimmo diceva delle cose molto condivisibili. Mister Semplici, ha ragione Gattuso a voler perseverare con questo schieramento, o vista la difficoltà di filtro evidentemente del centrocampo, oltre che di caratteristiche alcuni giocatori di centrocampo, sarebbe il caso di fare un passo indietro? Ma questo è difficile dirlo, perché parlando da fuori, certo, non è così semplice, però credo che questa insistenza che lui ha in questo modo sia dovuta a Zielinski, che credo sia un giocatore di grande valore, un giocatore che sotto l'aspetto anche del gol può portare grandi benefici a tutto il gioco del Napoli, e credo sia insistendo su questo aspetto, magari, come diceva il collega, sacrificando magari le qualità di Fabian Ruiz in questo momento, però credo che sia un aspetto di equilibrio che ancora debbano trovare, che possa permettere allo stesso tempo di essere pericolosi, ma anche essere di avere una copertura difensiva in maniera migliore. Ma credo che oltre dal centrocampo, in questo momento dipenda anche dalle problematiche che hanno avuto i centrali difensivi, sia Koulibaly che Maksimovic, Manolas infortunato ancora, certo, chiaramente incide. Insomma, il dover cambiare sempre la coppia centrale ultimamente abbia portato qualche risultato, diciamo, negativo. Però credo che diventi da giocare 2 più 1 o a 3, le caratteristiche siano quelle dei calciatori, e credo che l'aspetto determinante sia la volontà da parte di tutti, a partire dagli attaccanti, di fare una fase difensiva più da squadra e magari a livello di reparti e basta, ecco. Però anche sì, effettivamente il Napoli non sempre ragiona da squadra, non si sacrifica, non è concentrato da squadra in tutti i momenti della partita, al di là della stanchezza e della condizione dei calciatori. Mimmo, forse in questo momento, in attesa di Osimhen, in attesa che Fabian si svegli anche un po' lui a prescindere dal modulo, Bakayoko Demme con Zielinski avanti anche contro la Juve, forse è la soluzione in questo momento migliore. Ma insomma, finora giocando con questo modulo abbiamo potuto, ma sotto certi, constatare che Bakayoko Demme è una coppia che risponde meglio rispetto a provate finora, quindi credo che potrebbe essere questa la soluzione. Ma il problema è un altro, è che Gattuso, ma io dico giustamente, non vuole rinunciare al talento di Fabian Ruiz, ma io gli do pienamente ragione, però utilizzalo in altra maniera. Allora, se tu pensi che è un giocatore indispensabile Fabian per le qualità che ha, allora è giusto che tu gli dia pure la possibilità di poterle esprimere in qualche modo queste qualità,
e di non esporlo diciamo domenica dopo domenica, o in questo caso domenica, mercoledì, domenica, a delle insomma prestazioni che sono lontane poi da quello che è il valore del giocatore. Quindi sì, credo che alla fine potrebbe essere la soluzione far giocare Demme e Bakayoko. Flash finale, perché sono già in zona pubblicità. Caro mister, se l'aspettava questa crescita di Lozano in questo modo? Ma diciamo all'arrivo c'era tante aspettative, sì. E purtroppo il ragazzo non aveva confermato il primo anno, però credo che i giocatori che vengano dall'estero abbiano bisogno di inserirsi in quello che è il campionato italiano, le diversità del modo di interpretare il calcio, e ora stia confermando tutto quello di buono il Napoli aveva visto in lui, e quindi giocatore di grande valore, sono convinto insomma che la sua crescita continuerà ancora. Speriamo di vederti anche presto in panchina, in bocca al lupo e grazie per il tuo intervento. Ciao Leonardo. Grazie a voi, buona giornata. Abbraccio a Leonardo. Semplici, Mimmo, è imprescindibile Lozano in questo momento? Sì, e credo che sia il giocatore più in forma in assoluto in questo momento. E quindi in campo ovviamente, sempre e comunque, un Fiorentina Juventus. Mimmo, ti mando un grande abbraccio e grazie per il tuo intervento. Anche a te, ciao Dario. Grazie ciao a Mimmo Malfitano, Gazzetta dello Sport. Tra un po' focus di mercato con Luca Marchetti. Preparate domande sia WhatsApp che tramite 0816363 il filo diretto. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati. Chiffi dirigerà Napoli-Fiorentina domenica ore 12:30. Gianni scrive: il Napoli ha sofferto perché la rosa non è all'altezza, come per mesi avete detto, rosa sopravvalutata, ci sono 12-13 elementi da ruotare, gli altri sono da serie B, per me la rosa del Milan è nettamente più forte. Io non sono d'accordo, Gianni, né sulla rosa del Milan è nettamente più forte, ma la squadra Milan in questo momento come spirito e come concentrazione è certamente più avanti e più forte del Napoli. Addirittura da serie B mi sembra un po' troppo, se è vero, certamente in qualche elemento sta deludendo e quindi forse è stato sopravvalutato. Però focus di mercato lo facciamo con Luca Marchetti di Sky. Ciao Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno ragazzi. È sempre speciale calciomercato con Gianluca Di Marzio ogni giorno, ogni sera. Immagino che dal ma forse 21 gennaio in poi sarà ancora più caldo, immagino. Oggi a Milano non è freddo. Ah no, neanche qui, no, dico caldo come trattativo, ovviamente so che scherzi. Allora, i vostri messaggi al 339-666-9990, già diverse domande per te, ma anche allo 0816363 34 telefonate, possiamo avere lo spazio di ospitarle. Nel frattempo si muove qualcosa per Milik, Luca? Si muove qualcosa nel Milik, ma non abbastanza. Come era lecito aspettarsi, non c'è nessuna squadra che arriva a offrire neanche vicino i 15 milioni che chiede il Napoli, più peraltro manca una percentuale di futura rivendita. Il Marsiglia ha fatto un piccolo rilancio che non basta. In tutto questo, poi, una volta che anche dovesse arrivare ai 15 milioni, bisogna capire se Milik va al Marsiglia, questo. Quindi a mio avviso la vicenda Milik in questo mercato, se le richieste del Napoli rimangono così alte, peraltro sono legittime, non è un giudizio il mio, la situazione è talmente andata avanti che nei rapporti, cioè, si è talmente logorata, come abbiamo detto tante volte, diventa più una questione di principio che una questione di prezzo. Sì. Perché la ragionevolezza, quindi le leggi del mercato, avrebbero indotto a un trasferimento di Milik anche nella scorsa finestra del mercato, e così non è stato, secondo me per responsabilità condivise. Sì, insomma, c'è un braccio di ferro ancora in corso. Andiamo da Lorenzo che ci ha chiamati. Buongiorno. Sì, Lorenzo, buongiorno. Eccoci, sei in diretta, prego. Innanzitutto non ho spento la radio. Innanzitutto è un piacere per me parlare con lei, il dottor Marchetti. Grazie. Poiché oggi tutti le faranno delle domande sul mercato, e poiché sì, invece io ritengo che il Napoli non si muoverà tanto sul mercato, che sono quasi convinto, anche se vedo dalla pioggia che sta facendo in questi giorni a Napoli, sto di cupianto, non posso escludere che il Napoli
alla fine si decide a fare qualcosa di importante. Però questo legame con la pioggia non lo capo, perché è talmente strano che piova, può darsi pure che allora, ho capito, vabbè, sta diluviando, quindi sì, non sì, sì, sì. No, la mia domanda è la seguente: ma poiché il Napoli aveva impostato 4-2-3-1 per mettere in campo due giocatori, ovvero Osimhen e Mertens, e questi due giocatori insieme non li vediamo da tutti, ma anziché fare mercato e quindi andare a spendere, non si può impostare praticamente il Napoli in maniera differente, in maniera tale da poter recuperare dei giocatori come Fabian Ruiz, che oggi sono praticamente utilizzati non a meglio? Quindi la mia domanda è direttamente legata a me. Grazie, sì, Lorenzo, grazie, buona giornata, lei, grazie davvero. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a lei, caro Lorenzo. Luca. Ma io questa la vedo come una ricchezza da parte del Napoli, ne abbiamo sempre parlato. Il Napoli può utilizzare, grazie alla profondità della rosa, diversi sistemi di gioco. È Gattuso che poi giustamente dal suo punto di vista cerca di trovare l'equilibrio migliore possibile per portare avanti il Napoli. Però sai, l'amico Lorenzo forse diceva una cosa: non ci sono Osimhen e Mertens, e continua il 4-3-1 in cui Fabian soffre, poi Fabian, ripetiamo, si deve anche lui un po' svegliare, cioè deve migliorare, certo, eccetera. Poi tra l'altro ieri hai detto, no, facciamo così, Gattuso ha detto alla Rai, facciamo così perché vogliamo creare più occasioni, però non le segni, anche perché forse non ci sono Mertens e Osimhen, insomma ci sono delle contraddizioni, sì, esatto, per cui è chiaro, non è che se il Napoli passa a 4-3 diventa brillante, vince tutte le partite e non subisce gol, però magari si può provare per capire se Fabian e anche la difesa soffrono di meno. Io questo l'unica dico. Cosa che io dico, che i nostri ragionamenti possono essere tutti giusti, per carità, e anche super condivisibili, il discorso è che non improvvisi un sistema di gioco in una squadra come il Napoli da una settimana all'altra, bisogna provarlo, bisogna però 4-3 è abbastanza sì, sì, l'aveva fatto anche lo stesso Gattuso, sì, quando è arrivato, per carità, non è che è una squadra che non lo sa fare. Però ci deve essere la convinzione di doverlo fare perché pensi che sia utile. Non deve essere l'ultima risorsa, non deve essere la canna del gas, perché sì, sennò inizia un declino. Purtroppo o per fortuna il calcio vive di fragili equilibri come certo, tutte le cose, e per vincere deve essere tutto in perfetto equilibrio. In questo momento al Milan è tutto in perfetto equilibrio, al Napoli no. Allora, me te vicinissimo al Milan, a quanto pare, io stavo per chiederti, è fatta, quindi quell'ipotesi scambio me te Lobotka è saltatissimo. Moltissimi messaggi per te, facciamo tipo raffica, se sei d'accordo, Luca. Vai, vai. L'amico dice Giulio Rashford, il Napoli è interessato al terzino scozzese dell'Arsenal Kieran Tierney, secondo i tabloid inglesi, quanto c'è di vero? Ma l'interesse c'è, non è la prima volta credo che venga fuori, ripetiamo quello che stiamo dicendo da un po' di tempo. Il Napoli sulla corsia di sinistra vorrebbe fare qualcosa necessariamente in questa fase di mercato, anche perché bisogna capire quelli che ci sono adesso in rosa che fine fanno. Poi Fabio, un saluto a tutti, il Napoli potrebbe scambiare Milik con un altro giocatore? Certo, bisogna trovare il giocatore, bisogna vedere se Milik vorrebbe andare in quella squadra in cui in quel momento sta giocando quel ragazzo là. Si può fare tutto. Io credo che più volte sia stato proposto come tentativo uno scambio per Milik, è la soluzione più semplice lo scambio, non per questo è la meno complicata, cioè è più semplice da un in teoria, però in pratica certo, per mantenere il valore certo del giocatore, sai, no? Quando fai uno scambio diciamo che sei un po' più morbido nella valutazione del cartellino, no? Però poi bisogna trovare una squadra con cui ha un dialogo, dove vuole andare Milik e che ha un giocatore che ti piace. È vero. 0816363 mi chiedono il numero da chiamare alcuni amici. Invece quest'altro ti chiede, per Luca Marchetti, ho appena letto che Demme potrebbe partire a gennaio verso Firenze, fonte Gazzetta, e mi chiedo, può mai essere, visto che è fondamentale come l'ossigeno per il centrocampo del Napoli vicino a Bakayoko? In realtà la Gazzetta dice, per la precisione, con Duncan al Cagliari la Fiorentina è interessata, piace alla Fiorentina Demme, però insomma, anche a me piacciono tante cose che non posso prendere. Ecco, non penso che il Napoli lo vende Demme. Non credo neanche io. Poi tutto a un prezzo nella vita, per carità, soprattutto nel calcio mercato, perché nella vita magari non decisamente tutto un prezzo qualcosa. Esatto, bravo, l'è uscita male questa. Sì, tutto un prezzo nel calcio guarda mercato, ti salva il tempo, perché sono le 13:43, altrimenti avrei fatto due minuti di cabaret con te su questo. Vabbè, no, si scherza ovviamente, Luca. Certo. Ma qui un as davvero al Parma, ti chiede Arturo. È un'ipotesi molto concreta. Per il Parma c'è anche l'ipotesi Conti, però a destra, Conti del Milan, per il quale la Fiorentina ancora non ha affondato. Quindi evidentemente un as, io integro questa domanda dell'amico, non va al Cagliari che non eserciterà mai e poi mai il diritto di scatto, no, a questo punto. No, penso proprio di no.
magari lo esercita il Parma, magari si mette un vincolo alla salvezza, certo. È un'operazione da costruire, però il Parma è interessato a un asso. Per Marchetti, il nuovo di Gattuso diventerà carta straccia in caso di quinto o sesto posto, ti chiede Gianni. Allora, in assoluto ti direi di no, dipende anche come arriva, dipende anche se questo quinto posto arriva con un finale in crescendo o un finale invece in calando, dipende come evolveranno i rapporti tra De Laurentiis e Gattuso. Fino a un mese fa lo davamo per scontato, la firma ancora non c'è stata, vogliamo chiamarla pausa di riflessione? L'ultima pausa di riflessione di cui abbiamo parlato era quella di Mertens, no? Poi dopo però è andata a finire tutto bene, sì. In carità, cioè, il Napoli è imprevedibile in questo. È vero, ci sono delle pause talvolta, come dire, indecifrabili, anche preoccupanti, qualche volta anche perché, invece dipendono dai, sì. Dai protagonisti, dai diretti, sì. Interessati. Adesso va bene tutto, ma nella testa direttamente dei protagonisti non ci entriamo. Ancora raffica, caro Luca, altro 2-3 messaggi. Allora, Arturo da Barcellona ti chiede: buongiorno Marchetti, ma Emerson viene? Se in uscita c'è mal qui? Credo che serva lo spazio più a sinistra che a destra. Non lo escludo a priori, perché potrebbero essere quelle famose opportunità di mercato che gli ultimi giorni cerchi di cogliere, ma non credo che oggi il Napoli abbia la priorità da questo punto di vista. Poi ancora Roberto: Giuntoli in mente quando dice che Lobotka non è sul mercato? Giuntoli in mente come tutti i direttori sportivi. Questo è un assioma. Lobotka secondo me è sul mercato, sicuramente più di Demme. Ecco, cioè, se devo andare a prendere un centrocampista dal Napoli oggi, forse ho più chance a chiedere Lobotka piuttosto che Demme. Sicuramente sì. E poi quest'altro amico, Antonio, ti chiede se il Napoli davvero terrà Llorente fino alla fine, se potrebbe prendere Papu Gomez. Allora, su Llorente io credo che il Napoli oggi lo voglia tenere perché Osimhen non ha ancora recuperato e quindi ha bisogno. Gattuso ha fatto un discorso molto onesto in un post partita, dicendo che c'era bisogno comunque di far chiarezza proprio con il giocatore, per dire quello che il Napoli avrebbe voluto fare con lui, perché lo meritava la professionalità e la storia di Llorente. La necessità tecnica per il Napoli secondo me oggi è di tenerlo, con la consapevolezza che magari fra 10 giorni Osimhen recupera e quindi sai che puoi farne a meno. La vedo difficilina per i tempi e per le condizioni di Osimhen. Per quanto riguarda il Papu Gomez, da quello che sappiamo noi, l'Atalanta non vorrebbe cederlo alle squadre italiane, ecco, a qualsiasi cifra. Quindi mi verrebbe da dirti di no, ripeto. Poi certo. Questi ultimi 10 giorni di mercato, 15 giorni di mercato, possono scompaginare le certezze su cui finora abbiamo ragionato. Perché se l'unica offerta che hai per il Papu arriva dal Napoli, tu puoi anche dire non lo do via. Però poi dopo il problema è che la questione è che il Napoli non la fa, probabilmente anche perché ma non credo, secondo me a livello tattico, per me Papu Gomez è un grande giocatore, molto duttile, ha dimostrato tutta la sua grandezza nel corso di questi ultimi anni. Inserito nel contesto del Napoli, oggi io personalmente farò miope, ma non ce lo vedo. È vero, siamo già in ritardo, però Luca, volevo farti una domanda rapidissima su questi talenti dell'Empoli. Tanti ragazzi giovani in evidenza, conosciamo già Ricci, così ieri, per la verità conosciamo anche questo Bairami, molto bravo, gran tiro, classe 99, pensate, bravissimo, secondo me anche Terzic, il terzino sinistro, classe 99, però forse a me mi ha rubato l'occhio questo ragazzo di 18 anni, 2002, Mattia Viti, difensore centrale. Io non lo conoscevo, dico la verità, io non lo conoscevo, non riusciamo chiaramente come tutti noi a vedere tutto, certo, la cosa importante, l'Empoli non veniva dal settore giovanile di Lorenzo, che insomma abbiamo avuto modo di apprezzare poi in seguito, la cosa importante è dare il tempo poi a questi giocatori però di venire fuori, non aspettarsi subito la luna, e anche se Di Lorenzo quest'anno ha avuto una piccola pausa perché ha giocato sempre, credo che, faccio l'esempio suo perché poi può succedere anche a altri giocatori, no, che abbia subito delle critiche secondo me ingenerose rispetto poi a quello che si è visto in campo e all'impegno che ci ha sempre messo. I giocatori alle volte fanno delle grandi partite, hanno delle grandi doti tecniche, ma essendo giovani necessariamente non possono avere la continuità, altrimenti sarebbero dei fenomeni come Haaland. Ce ne sono pochissimi di quel tipo lì. Bisogna stare attenti, però a me è piaciuto molto questo ragazzo di 18 anni, difensore, testa alta, anticipo e anche una buona capacità di uscire a palla al piede, insomma darei d'occhio se fossi nel Napoli, ma non c'è bisogno dei miei consigli, Luca. Anche dei miei. Vabbè, forse un po' più dei tuoi, tra i due. Ti mando un abbraccio Luca, grazie per il tuo intervento. Ciao. Grazie a Luca Marchetti di Sky, pubblicità, poi andiamo a capire come sta la Fiorentina.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, fatemi salutare il grande Gigi Soriani, è tornato dopo una piccola pausa, un grande affetto saluto il grande Gigi Soriani, saluto anche Pasquale Di Lorenzo che ci sta seguendo tramite l'applicazione e tramite anche Facebook, c'è lo streaming sulla nostra pagina di Radio Marte, quindi saluti e abbracci a lui, a Vincenzo e gli altri amici che ci stanno seguendo. Questo amico scrive: Forza Napoli, credo che a parte il Covid, che è il vero responsabile del brutto calcio che stiamo vedendo, il Napoli dipende troppo dai tempi lentissimi di Fabian, sul quale non costruirei il futuro, scrive Giorgio. Saluto anche Massimo Costa che ci chiedeva anche egli se davvero Demme fosse in uscita. No, non è in uscita. Perché poi dovrebbe esserlo, ci chiede Massimo, infatti non lo è assolutamente. In estate qualcosina c'era, adesso invece no. Andiamo ai prossimi ospiti. Gigi Soriani, ci sono entrambi, perfetto. Saluto l'amico Marco Dell'Orio. Ciao Marco, collega. Eccoci Marco, ci sei, buongiorno e buon 2021. Sì, vi sento, ciao ciao. Grazie per essere con noi caro Marco, saluto anche Furio Valcareggi, ciao Furio, buon anno. Ciao, ciao, buongiorno, buon anno, buon anno. Allora ciao. Andiamo, ci trasferiamo sostanzialmente in Toscana per capire come sta questa Fiorentina che mi sembra stia crescendo. Parto da te Marco per le notizie anche sul possibile 11 anti-Napoli. Sì, cioè, ma sai, i risultati dicono questo, ma soprattutto un po' le prestazioni, perché anche ieri contro l'Inter la Fiorentina, seppur dopo un primo tempo in colore, se l'è giocata, ha rischiato, si è procurata qualche azione da gol, insomma è arrivata a un minuto dai calci di rigore contro una grandissima squadra, e continuano i progressi, soprattutto da parte di giocatori che in questa prima parte di stagione veramente avevano deluso e che finalmente stanno uscendo, un po' credo per una condizione fisica migliore, un po' perché anche la classifica permette alla Fiorentina in questo momento di essere leggermente più tranquilla, e arriverà a Napoli secondo me una squadra che si è scrollata di dosso un po' di paure e che soprattutto in trasferta riesce spesso e volentieri, anche giocando un po' più in contropiede, ad essere pericolosa. Oggi tra l'altro Ribéry si è allenato in gruppo, ha partecipato anche alla partitella, quindi credo che possa essere un giocatore recuperato in vista della partita di Napoli. Insomma, notizia non positiva per il Napoli. Non ho presentato Marco, il collega ovviamente di Sky Sport, ma anche Radio Toscana. Caro Fulvio, la Fiorentina con Ribéry. Allora, prego, dici la tua, dai, direttamente, perché no, già lo so, che vuoi scatenarti. Siamo in buone mani, noi siamo. Cesare Prandelli ha capito tutto. Ci ha messo un po' di tempo, forse, no? A trovare la quadratura, forse il 3-4-2-1 anche. Sì. Una squadra depressa la Fiorentina, perché è una buona squadra che non sapeva prendere velocità, perché la Fiorentina ha detto di tutti una buonissima squadra, e quindi perché essere così bassi in classifica? Ora Cesare, mister Prandelli, sta capendo tutto, dalla maglia giusta a chi la deve avere. Ha messo Vlahovic che è il centravanti titolare, Kwame non lo vendono più perché è il partner ideale, Calle Hossi deve fare alla destra, gioca, se no no, Ribéry è il fuoriclasse nostro che avrà il suo spazio là in fondo al campo a sinistra, dove ha fatto tutte le cose più belle della sua vita anche al Bayern. Dietro ci abbiamo questo difensore quarta che è forte, non male. Insomma siamo lì, il portiere bravo, gli esterni, il Fazio Biraghi a me non piace un granché, però Biraghi ora non so se verrà qualche un altro. La squadra è buona, sta bene, c'ha una buona opinione di se stessa, sono tutti più sicuri di essere quello che sono, a metà campo abbiamo mille alternative tutte buone, e quindi sarà una attenzione. Bella partita a Napoli, sì, sarà attenzione. Una bella partita, attenzione con Napoli che non sta brillando, che magari potrebbe essere concentrato anche sulla Supercoppa. Torno da Marco Dell'Olio. Callejon, che ha fatto un assist dei suoi a Vlahovic per la vittoria sul Cagliari, potrebbe non giocare a questo punto con Castrovilli e Ribéry disponibili. Sì, non, insomma è sempre una partita particolare perché è un ex, quindi magari Prandelli ci sorprende. Ha detto anche, diciamo, no, 7 anni casa mia Napoli, torno volentieri, sì. Ma diciamo che sulla carta non credo che partirà dall'inizio, ma staremo a vedere. È un Caleon che finalmente abbiamo visto in una partita, pare il Caleon credo che abbia pagato un po' più del previsto, diciamo, sì. Di un paio di mesi di inattività, poi ha avuto purtroppo il Covid, quindi credo sia stata una situazione, forse anche l'aspetto tattico però Marco, molto perché complicato anche l'aspetto tattico, però ti dico la verità, quando lo vedevamo giocare al di là di fare l'esterno, la seconda punta, veramente era un giocatore
in grande difficoltà fisica, quindi era anche difficile giudicarlo. Oggi credo che stia ritrovando soprattutto quello, credo sia altrettanto 80% della sua forma, e si è visto nell'ultima partita. Ecco, Furio ha detto giustamente di una Fiorentina in crescita. Dov'è invece che può soffrire la Fiorentina, o per quali motivi? Da parte, ora mi dispiace, caro amico. Vabbè, tanto non è che la stiamo giocando di te. Fate i furbi, ci vuole il metto a voi domenica. Quando giochiamo? Domenica 12:30. Ecco. Ma magari la velocità di Lozano? La velocità di Lozano? No, gioca di sicuro. Gioca, dici. Se inizia o non inizia, ma gioca di sicuro. Quindi sarà. Sai cos'è? Che senza pubblico tutto diventa. Lo so. Insonorizzato vero. Ma il Napoli in casa soffre più che in trasferta, pur non essendoci il pubblico. Forse proprio perché non c'è il pubblico a sostenere. Ma chi lo sa anche qua. Alla televisione sono partite noiose, sono belli gli ultimi 10 minuti. Bene. Se c'era il pubblico, l'arbitro Massa era sempre allo stadio a Firenze, perché fischiavano. Insomma, è tutto più omeopatico, non si sa bene cosa succede, se fa bene, se fa male. Di fatto sta che da quando vedo calcio io, nel campionato italiano, il Sassuolo primo in classifica, mai. Lo so. E qui c'è qualcosa che non va, gli arbitri che possano fumare una sigaretta quando non c'hanno una contestazione, non c'hanno niente. È vero. Anche ieri, no? Quel contatto quarta Lukaku poteva essere almeno rivisto al VAR. Sono d'accordo con Prandelli. Poi magari non c'era, non so, così forte almeno. Ma poi l'ha visto, non è che era impallato, è lì. Sì. Ha proprio valutato male il reato. Sì. Proprio. È scarso, punto. Lo è anche scarso. Kiffi, però forse che so che ha precedenti negativi con la Fiorentina, torno da Marco Dell'Olio, vuole salutarti, sempre. Ma anche col Napoli, devo dire. È difficile trovare arbitri che non abbiano precedenti. Forse bisognerebbe cambiare il presidente, invece Nicchi continua a candidarsi per il quarto mandato, ma questa è un'altra storia, ne parliamo magari con calma. Nicchi, un'altra davvero, volta. Vabbè, è così, però so, al di là degli arbitri, dice bene Furio, so, sono partite noiose, si fa fatica proprio a guardarle a Firenze quest'anno soprattutto, ma in generale insomma, credo che anche per calciatori, soprattutto difensori che devono tenere la concentrazione sempre alta, è molto difficile, e vediamo a volte anche errori veramente elementari anche da parte di grandi difensori, quindi credo che questo influisca anche nelle partite. È così, caro Marco, ti mando un abbraccio, ma mica la Fiorentina è davvero interessata a Demme, proprio al volo, Marco? La Fiorentina, dovete sentire Furio sul mercato della Fiorentina, tutto Furio. Ah, vabbè, certo, però Giuntoli non lo dà via, Cristiano non lo dà, e quindi Milik andrà via a parametro zero, e tutto è come si dice, perché il vostro presidente si è arrabbiato e con Milik perde, perché lo perde a parametro zero, però non gliela dà dentro. A meno che non si trovi un accordo in extremis magari con Marsiglia, ma che sembra Marsiglia, che si è messo, ma non esiste, non va? Se fosse lui mai nella vita, europeo, tra l'altro c'è Lewandowski, ma non è manco titolare, non ha mai giocato, ma io la vedo, io se fossi lui. No, ho capito cosa vuol fare lui, il procuratore. Hanno già una squadra, hanno una barca di soldi, aspettano. Sembra così, aspetta. Effettivamente. Furio, grazie, un abbraccio, a presto. Ciao ragazzi, ciao Marco, grazie al collega di Sky, Marco Dell'Olio. Ciao Marco, grazie. Grazie sempre. Voi, ciao, davvero per il tuo intervento. Siamo in chiusura. È pronto l'apicoltore Gaetano? Pronto? L'apicoltore, ho visto che in versione apicoltore Gaetano Gaudiero insieme a Diego Laurenti, a Vincenzo Onestis, per tenervi compagnia col pomeriggio marziano divertentissimo in Very Good. Poi 19:30 torniamo con Marte Sport Live, tiro al bersaglio con Fedele contro tutti, con Gianluca Gifuni, quindi seguiteci anche dopo, chiaramente gli amici di Very Good ci sono Gigio Rosa e Marta Martinez. L'apicoltore è pronto a darvi un po' di miele, intanto grazie a tutti voi per averci seguito, da parte mia a Dario Sarnatale tutto, saluto Enzo e saluto soprattutto il grande Gigi Soriani che è tornato con grande gioia per tutti, meno per le nostre tasche, perché dovremmo offrire da oggi ancora nuovi caffè. Ciao a tutti. Marte Spot Live. Napoli. Radio Marte, gli Stati Uniti della Campania.